Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video per quanto riguarda lingerie. Parliamo sempre di Nuditta, ormai sapete che collaboro con loro da diversi mesi, mi piacciono i loro prodotti, li utilizzo quotidianamente e quindi niente, anche oggi vi mostrerò appunto dei capi e come abbinare della lingerie ma per uscire. Detto questo, per iniziare lasciamo il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, c'è un piccolo like, mi trovate anche su Instagram come Red Eric. Iniziamo! Ovviamente durante lo scorrimento del video vi lascerò qui su i video che ho fatto precedentemente, così oltre a questo video potete andare a recuperare anche quelli precedenti. Non mi dilungo troppo sul brand perché ormai lo conosciamo e i capi come sempre arrivano nella bustina, ecco, in questo pack tutto quanto rosa, caratteristico appunto del brand, e all'interno ovviamente troviamo il proprio sacchettino sempre logato. Come sempre vi mostro anche l'apertura e la chiusura del pacco, che è appunto questa qui, ed è particolare ovviamente. Prima di iniziare a mostrarvi quindi i capi, vi dico subito il codice sconto Erika per il 30% di sconto, che è altissimo, e vi lascio tutti quanti i dettagli giù in descrizione e ovviamente anche il codice con il link dei capi, con i prezzi, con le taglie, come sempre. E vi voglio aggiungere in questo video che c'è anche un gruppo Facebook, quindi per chi utilizza Facebook li fanno poi anche diversi giveaway eccetera, quindi potete andare sempre al gruppo Facebook di cui vi lascio sempre il link giù in descrizione. Detto questo, come sempre arrivano ben incartati nel cartoncino e nella bustina. Queste bustine ovviamente non buttatele perché sono comodissime nei viaggi, assolutamente. Bene, possiamo iniziare ora seriamente con i capi e mostrarvi i look che ci ho fatto. Iniziamo subito da questo vestito. Allora, già da quando lo prendo in mano si sente che è un buon tessuto. È un vestito bianco con ovviamente le coppe preformate. Sono leggermente imbottite e sono morbidissime, hanno la parte arricciata qui avanti che si può appunto arricciare tramite questo nastrino. È un abito bianco abbastanza cortino ma non troppo, non è assolutamente trasparente, non abbiate paura, e ha la chiusura dietro con questi ganci ed è molto molto appunto particolare la chiusura in questo modo. Ta-dan! Guardate che bella. Passiamo ai look fatti con questo vestitino. L'abito ha in realtà anche la cerniera, per questo non l'ho chiusa prima ma la chiudiamo insieme ora. Ha l'elastico qui nella parte dietro, così si adatta perfettamente appunto al corpo, e ha anche una sottoveste, per questo già il tessuto di per sé è bello spesso, ma anche sottoveste, così non si vede proprio niente al di sotto. Il look che ne ho ricreato è questo, super super estivo, molto da mattina. Ho abbinato borsa e ciabattine sul giallo con occhiali sul marrone, e questo è l'outfit da giorno, mi piace un casino, cioè guardate come un vestito lingerie si può indossare normalmente. Non è assolutamente trasparente perché io sto indossando intimo nero, guardate che bel décolleté che mi fa, e poi ho fatto il fiocchettino qui su e ho stretto al massimo appunto i fiocchi. Ha queste cuciture qui che risaltano così la vita in modo incredibile, come potete vedere è bella segnata. Look un po' più da sera, ho messo appunto questo blazer marroncino che richiama i colori della borsa e delle scarpe, tra di loro appunto abbinati, così che sono un po' più elegante appunto ma comunque estiva per appunto il periodo. E niente, questo è il look, così se ho freddo mi posso benissimamente togliere il blazer e rimango in questo modo con la schiena scoperta. Bellissimo ovviamente l'abito. Ah, e ovviamente anche questo abito si può benissimamente indossare come top abbinato a qualsiasi pantalone. Andiamo avanti con un vestito più da sera secondo me, ma si può abbinare anche per qualche evento di mattina, qualche occasione particolare. Dico di sera perché parlo di questo vestitino nero, ma tutti quanti questi glitter oro al di sopra, applicati al di sopra. Anche qui abbiamo la coppa preformata come sempre e una leggera imbottitura. Questa volta però il dettaglio sono pure delle spalline, perché appunto tutta
quanta questa parte di strass che alla fine, spalline ovviamente regolabili come si può notare qui, e alla fine questi strass vengono lasciati liberi dietro, così che penzolano e quando ci muoviamo diventiamo ancora più luminose. Per il resto è un abitino semplice con gli strass sempre intorno alla coppa e questa V al contrario che ferma bene il seno, ha una forma pazzesca sul seno, mi piace tantissimo, e poi questa V lo va a risaltare ancora di più, e l'abitino scende ad A, quindi leggermente svasato. Perfetto comunque sia per queste stagioni, ma sia utilizzato anche in altri modi, come vedremo, per stagioni magari un po' più freddine, perché comunque l'estate sta finendo e la sera fa anche un po' più freschetto. Guardate come un vestito può diventare appunto un top look da sera per queste giornate, assolutamente perfetto. Se avete freddo in realtà potete mettere anche un blazer sempre nero e ci starà benissimo. Allora, ho reso il vestito appunto un top ed è perfetto. Ho messo una borsa luminosa con gli strass perché richiama appunto gli strass del retro. Guardate quanto sono belli, che sono penzolanti. La parte qui del décolleté con la V mi piace tantissimo, e che si intravede anche il pezzo di pelle. E ho messo questo pantagon, in realtà sembra una minigonna davanti ma è un pantaloncino. Ovviamente scarpe abbinate sia agli strass del top in questo momento sia della borsa appunto. Che ne pensate? Ecco magari come rendere il vestito un po' più da pomeriggio, inizio tramonto, così che se si vuole si può indossare anche di sera. Ovviamente obbligatori in questo caso gli occhiali. Ho messo una borsa color caldo, quindi oro beige, per richiamare l'oro appunto dei brillantini del vestito. Come dicevo, il vestito è leggermente ad A e veste benissimo per quanto riguarda il mio fisico. Questo è il retro, non è assolutamente trasparente, è appunto per smorzarlo, per non dargli, diciamo, per farlo risaltare ma non essere troppo eleganti. Sandali neri super super comodi, questo è il look. Quando poi si fa sera si può togliere, si possono togliere appunto benissimo anche gli occhiali e rimane questo. E finiamo con un abito letteralmente da Barbie, cioè se avessi avuto prima questo vestito, prima di fare il video su Barbie su TikTok, che vi lascio il mio profilo ovviamente qui su, mi trovate come Erika Notarangelo con due O finali, l'avrei utilizzato sicuramente per i look da Barbie. Parlo di questo vestito fucsia. Il vestito è così in particolare, ci sono in diverse colorazioni, quindi sul sito andate a sbirciare perché ci sono diverse appunto. In questo fucsia shocking bellissimo, anche qui coppe preformate ma questa volta non imbottite, e sotto il seno c'è la parte di pizzo, quindi si intravede poi la nostra pelle sia avanti ma anche sul retro, come si può ben notare. Una particolarità è che ha anche gli strass con questa specie di collanina che scende appunto sul nostro décolleté, è bellissimo. Anche questo abbastanza cortino ma non troppo, io sono alta 1,65 quindi per me va perfetto. Anche qui le spalline sono regolabili e anche questo si può utilizzare sia magari di giorno ma anche di sera. Se vi ricordate appunto, questo abito ha la parte qui di strass che è questa, non vi preoccupate, non l'ho rotta, non si è rotta, ma ha praticamente un gancetto che si connette qui. Quindi prima allargate e sistemate questa, la possiamo chiamare letteralmente collana, in questo modo, e poi c'è il gancetto, lo andiamo ad agganciare qui. È nascosto, non si vede, e voilà. Primo abbinamento con questo abito. Allora, l'ho usato come top, si può utilizzare anche appunto come vestito, come appunto gli altri, però ve lo faccio vedere come top, perché come vestito è semplice abbinarlo. Jeans con questa parte qui davanti di strass abbinata appunto alla borsa che si abbina alla collana dell'abito. Ovviamente qui ci sono le parti di pizzo, e poi sandali bianchi semplici bassi per rimanere
Comunque super comoda. Ultimo look, sempre Barbie. L'ho voluto abbinare assolutamente con questo pantagon bianco che ci sta benissimo con il rosa, abbinate appunto a dei tacchi non troppo alti, a dei sandali col tacco non troppo alti, ma dello stesso colore appunto della gonna, così che slancia la figura. E dato che in un look possiamo metterci tre colori, bianco, rosa, e andiamo di questa volta viola. Borsa da una parte con gli strass, così che riprende appunto gli strass della collana. Questo è il look terminato, mi piace un casino, è spettacolare. E poi proprio la particolarità sia della collana che della parte in pizzo, sia avanti che dietro, rende tutto molto molto più bello. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stato il vostro look preferito e il vostro capo preferito. Come avete visto, è della lingerie, ma si può benissimamente utilizzare anche per uscire. Non per forza lingerie deve rimanere nascosta, ma si può utilizzare appunto in questi vari modi. Detto questo, seguitemi su Instagram per vedere anche le foto indossate e altri look ispirati, per darvi ispirazione appunto con questi vestiti, perché questa volta ho scelto tutti quanti vestitini. Fatemi sapere appunto nei commenti il vostro preferito. Detto questo, mi trovate su Instagram come Red Eric e su TikTok come Ericanotarangelo con due finali. Vi ricordo il codice sconto del 30%, il codice è Erica, e vi lascio anche il link al gruppo Facebook giù in descrizione, quindi andate a sbirciare per dare un'occhiata, no? Bene, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!